ruota intorno alla parola chiave fraternità, il primo messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace, la 47esima, che cade il 1 gennaio 2014. Un messaggio presentato nei giorni scorsi in sala stampa vaticana. Senza fraternità, scrive il pontefice, diventa impossibile la costruzione di una società giusta, di una pace solida e duratura. Soltanto partendo dal riconoscimento dell'altro come fratello e sorella si può aspirare a quella conversione del cuore che viene evocata da Papa Francesco, un punto centrale sottolineato pure da Monsignor Mario Toso, sottosegretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. La fraternità, così come viene presentata per Papa Francesco, è uno strumento di rivisitazione di tante aree di vita, di tanti contesti di vita, perché la fraternità appunto non è solo una dimensione costitutiva dell'essere umano, ma è anche un principio architettonico, cioè è un principio che consente di leggere l'economia e la finanza non solo in termini meramente tecnici, in termini meramente materiali, ma come attività che sono dall'uomo, dell'uomo e per l'uomo, e quindi attività che sono per l'uomo fraterno, sono a servizio dell'uomo fraterno, che si prende cura del proprio fratello, che lo custodisce e che lo fa crescere. Nel messaggio Papa Francesco parla della globalizzazione dell'indifferenza, che ci abitua alla sofferenza dell'altro. Vibrante l'appello del pontefice a quanti con le armi seminano morte e violenza. Il Papa chiede che si proceda sulla strada del disarmo nucleare e chimico, si lavori perché la crisi economica porti a un cambiamento degli stili di vita, perseguendo la giustizia sociale. Forte poi la denuncia della corruzione, del crimine organizzato, dei drammi del nostro tempo come il traffico di esseri umani, la droga, lo sfruttamento del lavoro, le condizioni inumane di tante carceri. Un messaggio che ha anche una forte valenza pastorale. La Chiesa è chiamata attraverso questo messaggio a far vedere Gesù Cristo, in questo sta il buon annuncio, come colui che radica nell'umanità ancora di più la fraternità ed è colui che ne consente la realizzazione, perché lui redime, libera dal peccato, dalle contrapposizioni, dagli odi, dalle violenze. E ciò facendo consente di accogliersi come realmente noi siamo, e cioè figli di uno stesso padre impegnati a crescere in una stessa comunità, non solo religiosa ma anche sociale e politica, la famiglia umana. La fraternità, conclude il Papa, ha bisogno di essere scoperta, amata, annunciata, ma è solo l'amore donato da Dio che ci consente di viverla pienamente.